144 posti e ospita 144 ragazzi, ovviamente. E sul merito, il cui requisito è un merito, il merito per entrare, ma è anche la condizione economica, perché 80 di questi ragazzi hanno borse di studio per poter stare a Torino a studiare al Politecnico. Questa residenza ha una grande caratteristica che la distingue e la contraddistingue da tutti gli altri, che è l'idea per cui qui dentro il personale, cioè sia i receptionist che il direttore, sono al servizio dei ragazzi, nel senso che sono dei facilitatori della loro vita personale, di studio e di community. In questa residenza, che tra l'altro è tecnologicamente avanzata, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista funzionale, è una residenza costruita con criteri avanzati, moderni, con molti spazi comuni a disposizione, e come dicevo il personale che aiuta attraverso le relazioni dirette con gli studenti, ciascuno studente a risolvere i propri problemi. Noi siamo una di quelle residenze dove siamo noti per il fatto che il nostro personale conosce nome e cognome di tutti i propri clienti. Questa è una tendenza che in Europa si sta cominciando ad affermare, grazie all'Italia, perché noi riteniamo che la relazione sia fondamentale con gli studenti. Dobbiamo aiutare i nostri giovani a venire fuori e ad affrontare tutti i problemi che questo mondo così particolarmente difficile gli pone. 10 secondi, i numeri della SOPI. 144 posti, i prezzi variano fino a 300 euro per chi ha le borse di studio e tra i 500 e i 550 per gli altri. Ci sono altri progetti sul tavolo per il campus a Torino? Campus Torino con questa struttura raggiunge i 2000 posti e consolida il primato di primo provider a Torino. Noi siamo già primo provider in Italia con 9000 posti letto, stiamo già andando anche all'estero per porre questo modello anche all'estero. Sì, abbiamo altri progetti, apriremo a Corso Ferrucci la prossima residenza e un altro paio di residenze, una a settembre 2020 a Corso Novara, di 300 posti. Ecco, in un momento in cui l'edilizia fatica, il mondo universitario può essere una strada di crescita? Assolutamente sì, e soprattutto perché il mercato universitario è un mercato in questo momento ricercato da gran parte dei fondi real estate, non solo italiani ma internazionali. Certamente c'è spazio, anche se dobbiamo fare in modo che la città di Torino diventi sempre più attrattiva.